Questo è uno degli oggetti bannati da Minecraft che andremo a usare quest'oggi. Infatti l'obiettivo di quest'oggi è di andare a creare e testare tutti questi oggetti illegali. E fidatevi che non siete pronti a quello che vedremo quest'oggi. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like, e se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, andiamoli a provare. Bene, 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 signori, quest'oggi ci troviamo in questo mondo per una missione molto semplice. Infatti, come avrete capito dall'intro, quello che andremo a fare quest'oggi è un qualcosa di molto particolare. Perché quello che andremo a fare quest'oggi sarà andare a creare delle armi, diciamo, alquanto distorte, particolari e molto rotte. Infatti, per creare queste armi dobbiamo partire dalla base di Minecraft, ovvero della semplice legna, che ci permetterà col tempo di creare strumenti molto... e dico molto più. Quindi per ora concentriamoci sul raccogliere della semplice legna, missione che facilissima, che chi non sa fare una missione del genere. Ora che ne abbiamo anche solo questa, ci basta e avanza. Andiamo a creare una bella crafting table e come noterete tra pochissimi secondi, ecco, abbiamo giusto delle cose un pochino distorte, nulla di che, tipo un'ascia lunghissima come un piccone, una spada. Quindi quello che noi andiamo a fare in questo momento è crearci degli stick, andarci a creare degli strumenti in pietra, tipo un piccone, un'ascia e una bellissima spada. Ora con il restante legno ci andiamo a creare altri stick. E quello che andiamo a fare è creare la spada lunghissima, l'ascia iper lunga e infine il piccone iper lungo. A questo punto, come notiamo, abbiamo una spranghetta in mano che al momento arriva sulla luna e che non ho idea di cosa possa servire, oltre magari a farsi un selfie tipo così, vedete, ecco. In questo momento mi sto facendo un selfie con un piccone, ma questa è un'altra storia. Quindi, senza perdere tempo, vorrei provarlo tipo a scavare. Oh. Oh. Ok. Sembra molto potente questo coso. Quindi scaviamo tipo lì. E ora teoricamente non posso avere un range troppo lungo. Però se io tipo mi mettessi qua e iniziassi a scavare, io posso tranquillamente recuperare tutte le risorse di cui ho bisogno senza faticare. Come vedete io già qua sono pieno zeppo di materiali. Ma però non voglio testare solo questa, perché abbiamo anche una spada super lunga e un'ascia. Quindi andrei a testare immediatamente l'ascia su un albero per vedere cosa causa. Quindi immagino che disboschi tutto. Non esattamente. Vabbè, essendo che l'ascia non vuole funzionare, non mi spiego il perché. Proviamo a colpire un maiale. Cosa dovrebbe fare? Però se non riesco a prenderlo. Ma fa schifo, non serve un cavolo sta spada. Guarda, guarda. Aspetta, ho visto un knockback abbastanza elevato in realtà. Non è che sta spada dà un knockback che prende il maiale e lo lancia nello spazio. Quindi testiamo. Presumo di sì. Sì, ecco, no, sì, fa volare gli animali nello spazio. E poi ho notato che questi strumenti non si consumano neanche. Quindi io mi posso mettere qua a scavare i laghi di Garda e non si romperà mai questo piccone. Però lasciamo stare ste schifezze, per meglio dire, sono, sembrano dei pali della luce. Ma passiamo ai prossimi strumenti. Quindi andiamoci a creare altri stick. Creiamoci gli strumenti in pietra. E ora andiamo a rendere anche questi iperlunghi. Anche se ho seriamente paura, perché se quelli in legno causavano quello, non oso immaginare cosa causino quelli in pietra. E diciamo che sono sempre della stessa lunghezza, mi sembra. Controlliamo per bene. Sì, sembrano sempre 60 metri di bastone. Quindi andiamoli immediatamente a testare. E spero che il piccone si sia potenziato. Quindi andiamo a scavare un buco qua. Sì, si è decisamente potenziato. Aspetta, ho dei minerali. Cuoce anche i minerali. È la svolta. È ufficialmente la svolta della storia. Cioè ormai, cioè ragazzi, cioè, comprendiamoci, ma ormai questo essere, questo qua è questo. Cosa serve? Via, but, schifo. Ormai noi abbiamo i picconi ultrapotenti che autosmeltano i materiali. E proprio essendo che autosmeltano i materiali, ma non è che per puro caso c'è altro ferro, no? Così tipo mi faccio un'armatura, un po' di strumenti. Ma mi sa che altro ferro. Invece sì che c'è altro ferro. Sì, ma se io tipo mi iniziassi a scavare so. Ah, non prendo danno? Oh! Io lì ho visto qualcosa di molto interessante. Però abbiamo altri utensili prima di provare, prima di arrivare al diamante. Quindi torniamo un attimo di sopra. E ora quella che voglio provare è la spada super lunga. Quindi proviamo. Oh, explosive. Oh, ti devo dire.
dire che sinceramente una spada esplosiva non me l'aspettavo. Mi potevo aspettare di tutto, ma non una spada. In pratica spawn una spada esplosiva che fa detonare l'animale che andiamo a colpire. Effettivamente questa cosa potrebbe svoltare la mentalità umana, andando a creare delle nuove funzionalità che potrebbero rompere lo spazio-tempo fino a creare una... Cioè, vabbè, sentite, torniamo in sanità mentale, perché abbiamo ancora l'ascia da testare. E qua abbiamo dei bellissimi alberi in mezzo a una foresta che andranno disboscati. Ha letteralmente disintegrato mezzo bosco. Ma comunque alla fine, cioè, ecco, disbosca semplicemente. Cioè tipo l'estinzione delle foreste. Quindi sicuramente questa ascia non è da far vedere a un falegname, come questa spada a un cacciatore e questo piccone a un minatore. Ma essendo che loro non li possono vedere, noi sì, andiamo a procedere con quell'inferro, che secondo me quelli in ferro promettono ancora meglio, perché se quelli in pietra erano così potenti, non voglio immaginare degli strumenti fatti di ferro che avranno la doppia, se non la quadrupla potenza. Quindi andiamo ad allungare pure questi, aggiungendo semplicemente due stick sotto di loro, e abbiamo pure un potenziamento. Oh mio ecco, questa spada non è tipo come quella spada che ha tipo il bastoncino lunghissimo per la spada. No, qua abbiamo il bastoncino che è microscopico e la spada che è lunga 2 chilometri. Quindi immagino che funzioni alla stessa maniera per tutti gli strumenti. Per il piccone abbiamo un piccolo cambiamento di stato. Eppure per l'ascia è diventata, ecco, sì, no, molto distorta, devo dire. Sì, no, effettivamente questi strumenti sono molto più distorti. Questa sembra una freccia a momenti. E questa leggermente più, ecco, è leggermente più lunga, diciamola così. Esce addirittura dall'inquadratura delle hotbar. Però, essendo che ora le abbiamo, è il momento di testare anche queste ultime. Quindi avviciniamoci qua. Oh... Cosa diavolo sto... Cioè, tu mi stai dicendo che quest'ascia può distruggere la roba onde radio? Ma è la vita! E allora mi viene da supporre che se dovessi andarla a usare effettivamente contro un albero, va a disboscare non un albero, ma infatti ci sta mettendo tantissimo tempo. Ah, ok, qua è... Bene, è inutile singolarmente, però se premiamo tasto destro, effettivamente si nota un bel upgrade. Però, signor maialino, lei ora si trova qua, quindi si è predisposto volontariamente a essere usato come cavia. Quindi, gente, vada un po' verso la foresta, dove non c'è un po' di foresta. Signor maialino, però devi collaborare. Vedi, dopo tanta fatica ce l'abbiamo fatta. Quindi spada su di lui, è volato signor maiale, tutto bene? Non penso proprio. No, decisamente no. Ha attivato la funzione razzo. Missile, è diventato un missile, ragazzi. Ma se tipo lo andassi a usare anche su questo maialino. Spacca anche tutti i blocchi. Poi è diventato un razzo. Guarda, anche lui farà una brutta fine. Anzi, lui in realtà si è salvato, perché gli è andata bene che è caduto nell'acqua. Signor maialino, mi dispiace, ma questa è la fine che gli spetta. Addio. Vabbè, ma in tutto ciò non abbiamo ancora provato lui, ovvero il piccone in ferro iper mega lungo. Questo è un vero lampione della luce. Guardate, ha la forma, è una freccia. Cioè possiamo vederla anche come la freccia dei giganti. Ma ora andiamo a scavare esattamente un blocco e vediamo... Ha letteralmente distrutto un... aspetta, devo fare un attimo un calcolo matematico. 1, 2, 3. Un 16x16? Questo piccone non ha senso! È troppo potente! Ma io posso andare al centro della terra così! Ok, penso sia leggermente troppo rotto, ecco, se si vuole proprio dire. Diciamo che non è cosa da tutti i giorni. Però rimane il fatto che io voglio raggiungere il centro della terra. La vera domanda è: troverò mai dei diamanti, essendo che sto andando al centro della terra? Eccoli qua. Perché il prossimo upgrade... Tralasciando lo zombie che ora sta per volare, addio signor zombie, non so se è l'oro oppure direttamente il diamante. Quindi giustamente andiamo a visualizzare cosa abbiamo come prossimo strumento. Abbiamo... abbiamo lei, la Golden Apple super lunga. Quindi sì, vado un attimo a recuperare delle mele, ecco. Ok, mele recuperate. Però oltre al fatto che abbiamo altre due forme di vita da far volare nello spazio, qua abbiamo del bellissimo oro, cosa che mi serve perché giustamente dovendo andare a creare, ecco, un po' di mele d'oro, diciamo che ne necessito un bel po'. Qua abbiamo pure altri diamanti, quindi fammeli tipo recuperare istantaneamente. Tipo saliamo, ora vado qua, mi scavo i miei bellissimi diamanti, che non si sono scavati come speravo. Ah, perché non devo sta... Sto sfondando tutto tranne quello che mi interessa. Comunque, prima di uccidere questo signor zombie, vorrei provare a creare... No, signor zombie, vabbè, senta, mi dispiace. Volevo fare una cosa molto carina, ovvero le golden apple. Quindi andiamo a circondare in questa maniera. Ci mettiamo le 3 golden apple. E ora andiamo a creare la long...
Golden Apple. Diciamo che sì, ecco, è un po' distorta, ma andiamola ad assaggiare. 30 secondi. Ok, abbiamo giusto un po' di effetti. Tipo, ma se lo zombie imitasse, signor zombie... Vuole litarmi lei, eh? Allora voli nello spazio. Quindi mentre che abbiamo l'effetto di questa Golden Apple, che è tipo un qualcosa di assurdo, ne approfitterei per andare a cercare altri bellissimi diamantini, perché i diamanti non bastano mai. Tipo, ecco questi, se riuscissi... Ma me li dà pure! No, ok. Questa è la vita. Cioè, quindi in pratica noi andando a creare questa abbiamo una Golden Apple infinita. Altri diamanti. E direi che abbiamo abbastanza diamanti per fare le prossime armi. Quindi andiamoci a creare immediatamente tutte le armi e gli strumenti. Droppiamo le vecchie spranghete, o per meglio dire i vecchi pali. E ora andiamo ad allungare queste armi. Quindi così, una, due e infine tre armi. E questo è diventato un paracadute. I picconi sono diventati dei paracaduti. Le spade, ecco, sono leggermente distorte, sono diventate tipo un falcetto. E le asce altrettanto. Quindi, prima di tutto andrei a testare la spada, essendo che qua abbiamo un bel signor ragnetto che a quanto pare non vede l'ora di andare all'altro mondo insieme a tutti i suoi simili. Anzi, guarda, prima su lui. Vieni qua, vieni qua, devi venire. Oh, guarda, signor ragno, stia fermo, che ho un pipistrello da ammazzare. L'ho one shottato e non ha fatto nulla. Proviamo sul ragno. È stato one shottato anche il ragno. Magari tasto da... Cosa ho appena visto, scusami? Cioè io ho fatto tipo... Cioè sto diventato un ninja. Andiamo un attimo fuori da questo buco cortesemente. E andiamo a cercare un piccolo raggruppamento di pillager, ad esempio. Perché ora è il momento di testare quest'arma su di loro. Scusami. No, beh, ragazzi, io me ne sto volando nello spazio. No, cioè, non so, io pensavo che andasse solo contro l'entità, ma a quanto pare proprio me fa volare nell'iperspazio. E dove cavolo sono finito? Ecco, pillager outpost. Quindi ora abbiamo i nostri bersagli e andiamogli subito all'attacco. Dai, mori. Dovete morire tutti. Sono un ninja, il ninja trocco, però. Quindi fatevi un po' sotto. Non mi prenderete. No, sono troppo veloce, mi dispiace, ragazzi. Dai, statemi dietro. Non ce la fate. Sono troppo veloce, sono Speedy Gonzales. Io l'ho sempre detto che sono Speedy Gonzales. Cioè, vedi, non riesci a starmi dietro. Io invece sì. Ok, forse non devo volare nell'iperspazio, ecco. Però nel frattempo voi non riuscite a starmi dietro. Poi se mangio pure una Golden Apple. Cioè, cosa volete fare? Cioè, oltre a morire, cosa dovrei fare? Guarda come volete proprio morire, ci tenete a morire. E infine muori. E ora procediamo verso le caverne. Dove avevo messo l'altra caverna? Quella che stavo usufruendo. Dovrebbe essere all'incirca. Esatto. Quindi scendiamo alla velocità della luce. E anche il signor scheletro qua vuole morire estremamente male, insieme al suo amico, all'altro suo amico e anche all'altro suo amico. Guardi lei, signor zombie, muore perché mi ha aiutato. Ma tralasciando loro, abbiamo un mega piccone da testare, uno zombie che sta facendo il fidget spinner e infine l'ascia. Questa ascia con tasto destro ci permette di scavare. Ok. Beh, immaginatevi di dover creare una stanza segreta e avere quest'arma a vostra disposizione. Cioè, guardate quanto è facile scavare. Cioè, io posso andare dritto per chilometri. Cioè, guardate in poco tempo cosa ho creato. Ma è tipo troppo potente. È l'arte degli dèi. Però, scusate, se lascia fa ciò, la domanda è una: cosa fa il piccone? Tipo, se andassi a scavare un pezzo di diamante... Ecco, sì, no, ha disinstallato un chunk di Minecraft. Quindi, sì, no, effettivamente ora capisco l'utilità della spada. Ecco, tipo, non voglio finire nell'Hyper Void. Però, tipo, voi ora farete una brutta fine. Mentre che io mi salvo, grazie mille. Ecco, tipo, fermati, però. Ti devi fermare. Cioè, quindi, in pratica, io ovunque scavo, mi scavo un chunk di Minecraft. Lasciando, però, come notiamo, solo i minerali. E sta cosa si può desiderare? Guardate qua! Letteralmente abbiamo un intero chunk di Minecraft pieno di diamanti, smeraldi, oro, tutto quello che vogliamo. E poi possiamo andare qua con la nostra bellissima ascia a scavare tutto per benino. Sì, quindi direi decisamente più che approvata. Quindi, signori, mentre che ora precipito nel void, ecco, per meglio dire nel mondo, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è la vostra arma preferita. Secondo me questa spada e questo piccone e questa ascia sono i migliori. Ma prima che io cada, vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!